Le situazioni a contorno sono la fase fondamentale per la termografia, cioè se devo analizzare la facciata di una palazzina per le diverse problematiche, perché noi parliamo di dispersioni, ma potrebbe essere anche per il distaccamento da intonaco, piuttosto che altre situazioni, infiltrazioni, certo devo andare a regolarmi con quello che trovo nella situazione atmosferica. Se ad esempio piove, sicuramente la termografia perde molto impatto poiché tutta la superficie si bagna e di conseguenza anche poi la risposta termografica diventerà grossolana perché non potrò notare sicuramente differenze. Come se dovrò interpretare le dispersioni, dovrà esserci una buona differenza fra la temperatura esterna, tipicamente invernale o autunnale, con il riscaldamento acceso all'interno, quindi devo sfruttare questo tipo di situazione. Per il distaccamento da intonaco, vi dicevo prima, una fase potrebbe anche essere primaverile, estiva diventa magari difficile perché scalda molto rapidamente, comunque dove ho una fase dove dal caldo passo al freddo o dal freddo passo al caldo. Per quanto riguarda invece all'interno di un'abitazione, di un ufficio, vado a sfruttare invece quello che ho internamente, quindi nel caso di un impianto radiante, l'accensione, piuttosto che magari l'apertura dell'acqua calda, piuttosto che magari l'ambiente freddo e vedere se posso evidenziare una perdita di acqua calda, piuttosto che l'ambiente caldo con una perdita di acqua fredda, cioè devo andare sempre a interpretare quello che trovo all'interno in modo che mi possa mettere in evidenza il problema. C'è poi un discorso anche magari di influenze come possono essere luci o superfici che riflettono, ecco, in quel caso magari è bene sapere che all'interno magari spegnere luci piuttosto che magari utilizzare fogli di giornale su piastrelle per eliminare le riflessioni possono essere importanti per farmi interpretare sempre meglio l'immagine. Spero di aver dato la risposta che si aspettava, altrimenti sono a completa disposizione nel caso in cui abbia ancora dei dubbi riguardo a questo. Comunque, assolutamente le situazioni a contorno determinano poi la resa che io ho con la termocamera.